Lo sport rappresenta per me un modo unico per mettermi in competizione con me stesso e con gli altri e anche un modo per divertirmi un sacco. L'aspetto più esaltante dello sci alpino è proprio la possibilità di stare all'aperto, sciando con quella che è la velocità e l'adrenalina che solo lo sci ti fa provare. Nel mio caso poi c'è anche la vista in mezzo, quindi c'è anche quel filo di paura che se uno sa gestire trasforma tutto veramente in una cosa super emozionante. Quando ho compiuto i 13 anni ho capito che lo sci alpino che praticavo non doveva essere solo un modo per svagarsi, per uscire a fare qualcosa di divertente, ma poteva diventare quasi una professione. Io sono partito da quel punto lì e gara dopo gara, una volta che ho scoperto lo sci alpino paralimpico che mi dava la possibilità di mettermi in competizione con gli altri, gara dopo gara sono riuscito a ottenere dei grandissimi risultati che mi hanno uno dopo l'altro dato sempre più grinta e sempre più voglia di migliorarmi. Direi che nella mia attività sportiva non mi sono mai ispirato a nessuno in particolare, non a una persona specifica, ma direi più ho preso tanti spunti da tanti atleti diversi, così da trovare una sciata corretta, il più corretta possibile, che però rispecchiasse anche quello che sono io come atleta e come mi sento a mio agio sugli sci. Se dovessi ispirarmi a qualcuno in particolare e dovessi dire che qualcuno mi piace in particolare, questo è Ted Ligety, perché ha uno stile anche fuori dalla gara che mi piace molto. E la gioia più grande che io abbia mai provato in tutta questa breve carriera che ho fatto è stata proprio il poter partecipare alle Paralimpiadi, alle mie prime Paralimpiadi di Pyeongchang 2018. Avevo ancora 18 anni, quindi ero appena diventato maggiorenne. È stata una grandissima esperienza, molto, molto interessante, molto istruttiva anche da un certo punto di vista, che mi fa arrivare ancora più preparato da tutti i punti di vista a questa nuova sfida che affronteremo tra un mese. La delusione più grande, direi che non c'è mai stata una delusione grande per cui mi sono demoralizzato così tanto però tutte le volte che sono uscito o che ho fatto degli errori o che non ho lasciato come volevo, sono state tante piccole delusioni che messe insieme mi aiutano ogni giorno a esprimere al meglio me stesso e a cercare di migliorare, perché se c'è una delusione vuol dire che qualcosa in più si può fare. La trasferta racchiude tutte le gare, tutte le prestazioni che bisogna fare, però nel frattempo racchiude anche un modo per visitare, cambiare ambiente, cambiare persone con cui si entra in contatto. E quindi a me, che sono un amante dei viaggi, non solo per lo sci mi sta dando la possibilità di viaggiare molto più di quello che potrei fare. E questo è sicuramente una cosa fantastica. Ci sono tante mete e tanti posti che vorrei e mi piacerebbe visitare. Una è di quelle che c'ho sempre qui dalla scorsa Paralimpiade, è proprio il Perù e il Sud America. Non so come mai, però mi ispirano. Quindi penso che appena finite queste Paralimpiadi mi prenderò un po' di tempo per viaggiare, e la prima tappa probabilmente sarà quella. Ci sono un paio di serie TV e di film, io tra l'altro ne guardo tantissimo perché durante le trasferte, nei momenti morti, è la soluzione. Tra le mie preferite di serie TV c'è Breaking Bad, Prison Break e anche Vikings, che ho sentito prima, che anche è stata una bellissima serie. Di film invece mi piacciono tutti quelli, tipo Ocean Eleven e quel genere lì. Se dovesse capitare a casa mia un mio avversario, gli cucinerei un piatto di pasta probabilmente, come una matriciana oppure una carbonara, e poi un tiramisù per dolce, perché fa sempre bene. La Paralimpiade di Milano Cortina 2026 sarà un grandissimo evento e probabilmente sarà anche l'evento più importante di tutta la mia carriera, perché dopo due Olimpiadi avere la possibilità di fare la terza in casa credo che ti dia e mi darà per tutto questo tempo che ci stacca da qui a Milano Cortina la grinta e la forza di continuare a migliorare, continuare a cercare di rimanere tra i migliori proprio per arrivare lì e mostrare a tutta l'Italia, a tutto il mondo cosa lo sport paralimpico può fare.
Io spero di essere lì, questo ovviamente non lo so dire adesso, però spero di essere lì e di portare il più in alto possibile lo sport paralimpico.